pare ormai certo che la relazione tra Belén Rodríguez e Angelo Galvano sia giunta al termine. Sebbene nessuno dei due abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali, le voci che circolano sul web e le immagini pubblicate dal settimanale Chi sembrano confermare la rottura. Nelle foto, i due sono stati paparazzati durante una cena che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato un incontro chiarificatore, piuttosto che un tentativo di riconciliazione. Gli scatti mostrano visi tesi e un'atmosfera lontana da ogni segno di serenità, una cena fredda, seguita da un ritorno in taxi che si è concluso con Belén che scende dall'auto senza voltarsi indietro. Mentre la storia con Galvano sembra essersi conclusa definitivamente, Belén ha ritrovato un solido punto di riferimento in Stefano De Martino. Nonostante il matrimonio sia finito, i due continuano a mantenere un rapporto civile e rispettoso, alimentato dall'amore per il loro figlio Santiago. Ultimamente, De Martino è stato spesso al fianco di Belén, aiutandola nel trasloco e accompagnandola anche a impegni di lavoro, dimostrando di essere una presenza costante e rassicurante nella sua vita. Belén e Angelo. Un addio ormai evidente. Da settimane circolano voci sulla fine della relazione tra Belén Rodríguez e Angelo Galvano, e ora le immagini pubblicate su Chi sembrano confermare definitivamente la rottura. Nonostante i due non abbiano mai rilasciato dichiarazioni pubbliche, le recenti foto raccontano di un ultimo incontro privo di emozioni, caratterizzato da sguardi cupi e tensione palpabile. La cena sembra essere stato un momento di chiusura definitiva piuttosto che un tentativo di riappacificazione. Mentre Belén dice addio a Galvano, si rafforza il legame con l'ex marito Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi ha dimostrato più volte di essere un sostegno per Belén e il loro figlio Santiago, mettendo da parte i vecchi rancori per costruire una relazione basata sul rispetto e la collaborazione. De Martino, infatti, è stato visto accompagnare Belén in diverse occasioni, aiutandola in momenti di bisogno, come durante il recente trasloco. I due, nonostante tutto, sembrano essere riusciti a creare un ambiente sereno e positivo per il bene del loro bambino.